Un saluto, ben ritrovati cari amici rossoneri, amiche e amici rossoneri da tutto il mondo. Guardano le statistiche, ci seguite dall'America, dall'Africa, dall'Europa, tanti in Inghilterra, Australia, Canada, insomma, saluto tutti gli amici, i fratelli rossoneri sparsi nel mondo, ovviamente anche i tantissimi che ci seguono dall'Italia. Vi ricordo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi. Se siete cuori rossoneri, iscrivetevi qui sulla bandierina rossonera, cliccate, è gratis e attivate la campanella, così non perdete contenuti ogni giorno sul Milan, attualità, news, aggiornamenti, anche un po' curiosi come quello di oggi che dobbiamo approfondire prima di spaventarvi. Voglio dire di stare tranquilli che adesso affrontiamo il tutto. Like, mi raccomando, al video e che dire ragazzi, poi al termine di questo andate a vedere quello di questa mattina con l'avvocato del diavolo Emiliano Nitti, appuntamento da non perdere. Allora, avete visto nella copertina Çalhanoğlu e la parola Inter, o meglio la seconda squadra di Milano, così come noi qui giustamente la definiamo. Discorso legato al mercato, ci arriviamo subito. Prima un aggiornamento importante per quanto riguarda le condizioni fisiche e di Çalhanoğlu e di Rebic. Per quanto riguarda Çalhanoğlu, la caviglia sinistra, ieri si è procurata una distorsione purtroppo in allenamento, ve ne abbiamo dato conto con estrema prontezza qui su YouTube, in anteprima rispetto a tutti. Ecco, la caviglia questa mattina era un po' meno gonfia, si è sgonfiata, rimane però, persiste il dolore, e quindi Çalhanoğlu sostanzialmente salta sicuramente la gara di domani sera, è ovvio ed è evidente. Qualcuno ha un po' di ottimismo e fiducia per quanto riguarda la Roma, ma non credo proprio che sarà della partita. Il Milan comunque non vuole rischiarlo. Quindi l'idea è: Çalhanoğlu salta la gara col Celtic di Europa League, la gara di lunedì importantissima, fondamentale contro la Roma, rivale appunto del Milan per la Champions League, e potrebbe rientrare o settimana prossima contro Slavia Praga giovedì o magari appunto contro l'Udinese. Domenica successiva alle ore 12:30. Ovviamente vediamo gli ulteriori esami che cosa ci dicono, però ecco, con la Roma escludo ci possa essere, nonostante qualcuno spera in questa direzione. Per quanto riguarda Rebic, continua a lavorare a parte, non nel gruppo, ha iniziato comunque il lavoro atletico e fisico che precedentemente era mancato. Oggi o domani dovremmo capire qualcosa in più, in maniera definitiva anche del rientro, che tarda ad arrivare. Aveva ragione qualcuno di voi che mi aveva scritto nei commenti che è un problema, insomma, che dà diversi problemi, è difficile poi rientrare in tempi brevi. Salta il Celtic, salta anche la Roma, vediamo se giovedì prossimo contro Slavia Praga, 18:55, 19:05, non ricordo, forse 19:05, può essere il giorno del rientro del soldato Rebic, che manca al Milan, anche se nel frattempo stiamo vincendo. Quindi questa è la situazione, con ovviamente oggi la partenza per Glasgow, gioca Tonali dal primo minuto, gioca Brahim Diaz e ci aspettiamo risposte importanti anche da loro. Vediamo se ci può essere anche qualche altra operazione legata al turnover, con Ibrahimovic che invece gioca dall'inizio, Ibra vuole essere sempre presente. Duarte, sapete, è tornato insomma a lavorare in gruppo e è un'alternativa. Musacchio entro fine mese dovrebbe rientrare, quindi così come Gabbia che presto guarirà, e quindi abbiamo le alternative valide per quanto riguarda la difesa in attesa del mercato di gennaio. Mercato Çalhanoğlu, discorso rinnovo del contratto che come sapete scade nel 2021, il che significa che o si rinnova il contratto, oppure lui quest'estate va via zero. O mi spiego ancora meglio, in maniera più approfondita: o si rinnova il contratto da qui a gennaio, oppure lui il 1º febbraio può firmare gratis per un'altra squadra. Scenario che sarebbe catastrofico in termini sportivi, perché Çalhanoğlu è diventato un leader tecnico del Milan, un giocatore fondamentale, che ha iniziato anche a vedere di più la porta, oltre che contribuire ai gol con gli assist. Un discorso tragico anche dal punto di vista economico, perché è un patrimonio, perché perderlo a zero sarebbe appunto una sciagura. Per questo il Milan ovviamente vuole rinnovare il contratto. Maldini ha detto dobbiamo provarci, ma i matrimoni si fanno in due, bisogna essere contenti in due, ci proveremo, poi se ci riusciremo, insomma, lo vedremo. Devo dire che siamo quasi oltre il tempo massimo.
tra 100 giorni lui può firmare gratis per un'altra squadra e quindi bisogna accelerare. Prima di spiegarvi il discorso Inter, vi spiego che addirittura sembra che il procuratore abbia chiesto come cifra iniziale 6 milioni e mezzo, che sono tantissimi. Lui parte da 2,5, significa prendere più del doppio e più anche di Donnarumma. L'idea di Stipic, che è il suo procuratore, che è un osso duro, come vi diciamo da diverso tempo, è quella di chiedere 6,5 per chiudere magari intorno ai 5 milioni di euro. E prepariamoci perché adesso ne sentiremo delle belle. Oggi già ne abbiamo sentita una particolare, cioè che il procuratore lo ha proposto anche all'Inter, alla seconda squadra di Milano, meglio. Non voglio preoccupare nessuno e leggiamo tra le pieghe, tra le righe di questa notizia. Vi dicevo, dobbiamo sentirne delle belle. 10 giorni fa addirittura si era parlato di Juventus e non solo di altri club sul giocatore. Oggi si parla addirittura dei nostri principali rivali, nemici sportivi che abbiamo appena battuto nel derby. Questa è una mossa del procuratore che vuole capire anche che mercato c'è attorno al suo giocatore. Sicuramente se si libera a costo zero c'è la fila per questo Çalhanoğlu. Fila di squadre che gli possono dare 6 milioni e mezzo non credo, però se si libera a zero crede che squadre che gli possono dare 5 milioni ce ne sono. È dal punto di vista del Milan una mossa del procuratore per cercare insomma di accelerare, per mettere paura. Ma ritengono oggi al Milan che il giocatore non andrà, non resterà a Milano dall'altra parte appunto del Naviglio. Però ecco, spiace che vengano utilizzati questi mezzucci per spuntare qualche soldo in più. Non voglio spaventare nessuno, anzi, vi voglio tranquillizzare rispetto a quello che è circolato oggi. Tutto Sport scrive appunto che Stipic lo ha proposto anche alla seconda squadra di Milano. L'idea è quella di giocare a livello strategico. Per spuntare poi, ripeto, il contratto della vita ha delle cifre molto molto importanti. Il Milan ha fiducia, ritiene che alla fine Çalhanoğlu resterà, vuole rinnovare il contratto, ma ha delle cifre, diciamo così, compatibili anche con il momento storico di crisi economica che stiamo vivendo tutti, il mondo del calcio in particolare, senza i tifosi che vanno allo stadio, senza introiti, con il calo degli sponsor che vivono una situazione emergenziale. Per questo, insomma, arrivare a 6,5 con tutto il bene è impossibile. Il Milan inizialmente ha proposto 3 milioni e mezzo più un bonus legato al raggiungimento della Champions League di 500.000 euro, più altro 500.000 euro in caso di Champions League, quindi diciamo in caso di scudetto, scusate, intorno ai 4 milioni. Da 6 milioni e mezzo a 4 milioni c'è ancora una forbice abbastanza considerevole, però il passo deve farlo Çalhanoğlu, che al Milan si trova bene, con Ibrahimovic, con questa squadra si sta trovando bene, però vuole fare anche la Champions League, cosa che ha detto più riprese il suo procuratore a mezzo stampa, ma anche nei colloqui con i piani alti di Vialdo Rossi. Quindi è importante quest'anno provare davvero a tornare in Champions League. Quando e se rinnoverà Çalhanoğlu, ovviamente non avrà la certezza della Champions League, l'avrebbe soltanto quest'estate. Bisogna farlo da qui ai prossimi 2 mesi, questo benedetto rinnovo del contratto, però essere in piena corsa sicuramente potrebbe aiutare. La firma del giocatore che ha delle ambizioni giustamente sportive molto importanti, che speriamo possano corrispondere comunque anche a quelle del Milan, visto che abbiamo iniziato, devo dire, molto bene. La mia idea è che non andrà mai nella seconda squadra di Milano, non credo neanche nella Juventus, anche se è stato accostato pure ai bianconeri. La mia idea è che lui alla fine rinnoverà il contratto, si cercherà di arrivare a una via di mezzo, magari intorno sì ai 5 milioni di euro, con però dei bonus. Quindi la base fissa potrebbe essere 4 milioni o 4 milioni e mezzo più i bonus legati a Champions League e Scudetto, che speriamo possano essere poi pagati e riconosciuti al giocatore. Significherebbe essere arrivati in Champions League o magari vincere anche lo Scudetto, ma parola che qui al momento diciamo a bassa voce, non è ancora il caso. Speriamo che arrivi comunque, quello è il momento. Quindi ragazzi, tranquilli, in tutto questo io sono sereno, abbastanza sereno, ma c'è fretta di concludere, di arrivare alla fumata bianca. Quindi Maldini prova ad accelerare, bisogna accelerare, bisogna arrivare alla benedetta firma per evitare altri rischi che sarebbero molto gravi, sportivamente parlando, economicamente parlando. Ragazzi, like se anche voi credete che Çalhanoğlu debba restare, resterà e in questo caso qui
Se non l'avete ancora fatto, siamo 27.000 ormai, l'iscrizione su questa bandierina rosso-nera è gratis e non vi perdete neanche un video sul nostro caro amato Milan. Ciao a tutti!